Un saluto a tutti i ragazzi di Messi 91, siamo su Uncharted 4 e dobbiamo ritrovare il nostro fratellino che si è disperso dopo il naufragio che abbiamo subito poco fa. Esperte. Che cavolo, lo sapevo, è vuota. È un buon segno, forse le ha prese Sam. Ero io che tossivo, Kate. Dalla provenienza dell'audio non mi sembrava di essere... che fosse Nate a tossire, però forse lo era. Oh, issa! Dai, tirati su. C'è di buono che non posso più perdere niente. A parte la vita. Ecco. Sto parlando da solo. È il primo segno della... pazzia. Sappi che se perdi la vita, Elena non te lo perdonerà mai! Diamine. Ok, sta bene. Sta bene. C'è di tua l'acqua che cade dal naso, tipo. Ok, dove devo andare però? C'è salto o no? Sì? Provo. Oh, merda! Sta parete sembra scivolosissima. Non mollare. Ecco appunto. No. Ok. E se cadiamo ora è la fine. Al diavolo, non ne avresti le forze di nuotare, credo. E teoricamente non dovresti averle neanche per arrampicarti le forze. Al diavolo. Esatto. Facciamo dei passettini piccoli. Facciamo dei passettini piccoli, ok. Dai, aggrappati lì a fianco. Pianino, dai, pianino, ce la possiamo fare. Vai. Ok. Oh, issa, ok. Andare avanti, andare avanti. Mamma mia, ma non ce la farò mai a scalare ste cose. Con la velocità di un bradipo le devo scalare. Non può saltare. Almeno prima. Appunto, non può saltare. Dai che ci arrivi. E io provo a saltare, ma. Oh, oh! Cosa sta succedendo? E quindi? Ah, ok. No, beh, vi giuro, questa cosa è stranissima da dover fare. Cioè, vedere Nate così è stranissimo. Suggerimenti, che vuoi? Non appigliala. E cosa credi che stia facendo, imbecille di un gioco? Con calma, con calma, con calma, Nate. Forza. Vabbè. Ascolta, non ce la puoi fare. Fermati un attimo. Speriamo che non si riempa d'acqua quella caverna, perché sennò... Ti prego che nessuno mi stia puntando una pistola in faccia, ti prego che nessuno mi punti una pistola in faccia. Ok. Ti sei ripreso un po'? S.E. Sig Parvis Magna. Sam! Forza. Dove sei? Quella maledetta montagna.
Ve l'ho già raccontata la storia del Sic Parvis Magna e dell'anello, mi pare, no? Praticamente questa frase è incisa sull'anello che lui si porta sempre con sé. È l'anello che l'ha spinto nel primo Uncharted a diventare un cacciatore di tesori, diciamo così. Gli ha fatto trovare la bara di Drake e lo ha portato a scoprire più cose sul suo antenato. Sir Francis Drake è un antenato sia di Sam Drake che di Nathan Drake, appunto. E quindi sono molto molto legati a questa cosa, soprattutto Nathan è molto legato a questa cosa. Ricordo che in un vecchio Uncharted gli era stato addirittura rubato e lui ha fatto di tutto per riottenere questo anello, perché per lui era molto importante. E la frase Sic Parvis Magna, se non mi ricordo male, dovrebbe voler dire da umili origini verso grandi cose, e per Nathan è molto importante, quindi è per questo che la usano per segnalarsi, diciamo, a vicenda, per far capire all'altro che sono loro. Non c'è niente di qua? Ho sbagliato lato? Ok. Beh, però perlomeno possiamo saltare ora, questo è già qualcosa di positivo. Il pezzo di prima metteva molta angoscia. Vederlo così lento, così impacciato, mamma mia. Sì, con calma. Dove sto andando? Dove? Non lo so, esco. Ok. Con quale salto sgargiulo? Da qua si sale. Okay. Va bene, non mi serviva il rampino. Ma perché c'è il riflesso di quella che sembra palesemente una luna o un sole nel cielo quando non c'è? Perché? Da dove arriva quel riflesso? Cos'è? Cosa mi state dicendo? C'è un riflesso, è una cosa sferica, sembra un riflesso di un sole, di una luna più che di un sole. Vabbè, gli è scappato un riflesso. Ok, si sale. Tanto per cambiare. Oh, oh, no, 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 forza. Ok. È stato wow. Dove sta andando? Non vedo da qua. Ah, ok. Vabbè, le mani prensili di quest'uomo sono qualcosa di devastante. Ha le ventose sotto le mani, non ha delle mani normali. No, non devo andare per di qua. Ok. Cosa? Devo scendere? No. Vorrei andare dall'altra parte, se possibile. Mi sto perdendo. Ok. Ah, ok, ok. Non girava, non capivo. Vorrei andare su, se riesco. Non da qua? E da dove? Da là? Con calma. Ah, ok, non avevo visto questo. Quello lì. Questo non avevo visto, porca miseria. Si mimetizzava molto bene. Ok. Nate? Brave. Già. Ah già, che se non esce L1 non aggancia. Ma dove devo andare? Là? Ok. Aspetta, ancora un dondolino. Aia. Fa niente. Ok. Aia. No, 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 no. Ma perché si sfoglia così questa pietra, pattume? Perdestrati. Aspetta. No, manco io. Aspetta. Ok, non so se devo andare avanti per di là, ma non credo. No, no, no. Dovrò entrare qua. Luce, Nate. Tesoro.
un bellissimo boccale da birra, tipo. E beh, se è una grotta pirata, ci sta tutto. Ok. Grazie. Cosa? Non è assicurante. Oh. No quarter for thieves. No quarter for thieves. No quarter. Non riesco a tradurre no quarter, sinceramente. Per i ladri, nessun quarter. Quarter mi sfugge, ragazzi. Chiedo scusa. Non lo prenderò mai, vero? Qualunque cosa io debba prendere. Ma credo si debba... Cioè, voglio dire... Devo raggiungere quelle cose bianche, no? Ok. Dovevo solo stare un po' più a sinistra. Vedete, queste sono le cose che un pelino mi danno fastidio. Io non riesco... velocemente a capire dove devo andare. E certe volte ti trovi, vabbè, forse sono io che salto un po' troppo d'impulso, però ti trovi a dover cercare un punto in cui aggrapparti in fretta e non trovarlo. Cioè, morire malissimo per questo. Ciao. Ecco qua. E adesso? Con quali salti ogni tanto gli escono sgargiuli al massimo? Proprio spensierati, c'è roba da scrivere. Pessima giornata, eh? Quante pagine di diario ci saranno qua? Tantissime. Sicuramente il navigatore senza il suo capitano se l'è cavata malissimo. Balordi. E qua niente, c'era solo quello? Ah no, forse qua. Ah, ehi. Hai visto qualcuno che passava di qui? Alto, smilzo, pieno di stupide idee su un tesoro dei pirati. Già. This would suck. Questo farebbe schifo, beh, decisamente. Volevi arrampicarti? Con quegli stivali? Insomma, guarda e impara. Insomma, no? Guarda e impara. Là non ci arrivano, devo rifare tutto... No? Dai che... Cosa? Cosa vogliamo fare? Sono certo che non ti serve più. Hai ottenuto il chiodo da roccia. Interessante, una nuova meccanica di nuovo. Sì, funziona. Credo solo su questa roba, sinceramente. Cioè, solo su questa roccia strana con i buchi, appunto, credo funzioni. Ci siamo quasi. Ok. No. Addirittura in salto. Oh, che figo. Bello, mi piace sta cosa. È nuova, non credo sia mai stato usato in Uncharted. Come il rampino, è nuovo. Soprattutto se devo fare queste pazzie. Non ha piantato il chiodo mai. Non ha piantato il chiodo mai. Ah, ok, devo premere, non tenere premuto, ok. Va bene. Devo premere all'ultimo istante, non tenere premuto quadrato mentre salto. Va bene. Buono a sapersi. Spero sia sfruttata di più questa meccanica e non solo lì. Ecco, per esempio, anche qua sarà sfruttata. Oh, merda! Io non ho armi. Siamo nel cuore della giungla, qui. Si muove tutto.
Io non vedo niente. Ah, questa è erba alta, forse. Ma tenete gli occhi aperti. Andiamo. Sì. Ok, io devo usare però le uccisioni stealth. Non posso permettermi di farmi vedere. Perché non ho armi. Morirei se mi vedessero. Quindi, piano. Certo che l'altro è ancora vivo. È più vicino di quanto possiate credere. Ok, arma. Ok, piano, piano, piano. Pistola, perfetto. Che non l'ha segnato? Ok. Non so che giro faccia quello. L'altro dov'è? Sta tornando indietro, si stanno tornando uno davanti all'altro, però potrei fare questo. E aspettarlo qua. Ok, dai, dai che lo prendiamo. Vieni qua. Dannazione, vieni qua. E va bene, e allora io faccio così. Così la prossima volta impari e fai un salto nel vuoto. Che piano. Ce n'è uno. Ce n'è uno qua sotto, veramente? Da dove è sbucato fuori questo? Ok, dov'è? È andato via, dov'è? Eccolo. Via, via. Ok. C'era solo lui, vero? Non è che mo ne sbuca un altro perché l'ho ucciso, eh? No, perché qua... Un momento. Cos'è stato? Vieni, vieni a vedere. Vieni a vedere. No? Vengo io. Niente. Niente. Dannata gente senza palle. Scusate, ma sono senza palle. È la verità. Manco vengono a vedere. C'è stato un movimento, manco vengono a vedere se c'è qualcosa veramente o se è stata una loro impressione. Ma che... Vieni a vedere anche tu. No, eh? Dannato. C'è un ponticello, usalo. Dannato. Bene. Ok, veloce, 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 veloce. No, 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 no. Porca paletta. Ce l'avevo quasi fatta. Cioè, quasi fatta è un parolone, però insomma... Stavamo andando bene. E adesso? Vieni, vieni qua. Vieni a prendere. Ecco. Mi stanno sparando da dietro? Ok. Basta. Mi stanno sparando di nuovo da dietro? Ma come fanno a sbucarmi ogni volta dietro? Non comprendo. Cioè, voglio dire, li ho eliminati tutti quelli dietro. Morirò malissimo. Basta, non aggiratemi più, basta, vi prego. Tiè. Porca miseria, ho preso il buco. Posso? Ok. Secondo voi mi perderanno se faccio dei giri strani? Sì, mi hanno perso forse.
Sì, mi hanno perso? Ok, ottimo. Ok, zitti. Mi hanno perso. Ok, dividiamoci. Ah, sono tutti qua. Sì. Ok, è stato comico. Va bene. Con calma li riprendiamo tutti. Si può? Ok. Piano, piano. Dimmi che non vengono qua proprio ora, porca miseria. No, però si stanno allontanando. Tra tutta sta fatica per salire qua e fargli l'attentato e si stanno allontanando tutti. Almeno passa qua sotto, ti prego. Ti prego, vieni qua. Dannato. Come cacchio lo prendo questo? Ah, c'è uno pure là. E ora è più difficile perché si muovono, purtroppo. Se si girasse quel tizio là in alto, porca miseria, ecco. Vieni, vieni. Ok. Dai, ne mancano solo tre. Spero. Mancano solo tre, spero. Però non so da dove salire. Ok, di nuovo da qua, di nuovo da qua. Vai, 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 hai messo tutto il giro, fatti. Vai, tutto. Vai, cavalletta, vai. Fai come i piccoli lemuri. Dove sta andando quello? Porca miseria. Dove sta andando quello? Porca, sta andando esattamente nel punto in cui avrei potuto prenderlo prima, porca miseria. Io mi sono levata e lui ci va. E girati. Dai, girati, dannatissimo. Dove sei, stronzo? Qui. Aspetta, aspetta, aspetta. No, dall'altra parte. Ok. Ho sentito un E, spero nessuno mi abbia visto perché sennò è la fine. Da qua non posso salire, porca miseria, come salgo adesso? Veloce, veloce. Dove sono? Qua, lì si sale però. No, no, Nate, porca miseria. Cioè, se fossi stata lì l'avrei ucciso. Secco. E qua non si sale da nessuna parte. Porca paletta, son ferma. Adesso non so più che giro fare per fregarli. Porcaccia. Vabbè, non sapevo che altro fare. E quanti devono essere però? Dai, ce n'erano due, ce n'erano, non ce n'erano 8.000.
Era da parecchio che non finivamo incastrati in queste zone di pattuglia, chiamiamole così, di nemici, e devo dire che sono belle toste da superare, soprattutto questo livello di difficoltà. Ti vedono molto velocemente e soprattutto non stanno fermi, dannazione. Sono sempre nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Comunque, nel prossimo episodio finiremo questa piccola intersezione e andremo a scoprire una cosa molto importante insieme al nostro fratellino Sam. Io come sempre vi ricordo di lasciare un bel commento sotto, un like al video e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!